Questa sesta domenica del tempo ordinario, come dicevo nell'introduzione, come sempre siamo invitati a vivere la spiritualità della nostra vita quotidiana e quindi anche a interrogarci se il modo con cui viviamo la nostra vita quotidiana di fatto corrisponde al cuore di Dio, al desiderio di Dio su di noi. E allora le letture che abbiamo ascoltato oggi ci danno, come sempre, ci danno delle indicazioni per riflettere su questo e semmai riquadrare la nostra vita secondo le indicazioni che il Signore ci dà. La prima lettura è abbastanza facile da capire, un po' più difficile da vivere, perché ci dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Che cosa significa? Confida nell'uomo, quell'uomo che nella sua vita cerca di avere vantaggi, cerca solo questo, no? di avere semplicemente dei vantaggi, vantaggi economici, vantaggi di conoscenze, vantaggi di persone che ti presentano ad altri, e che ti introducono, che ti fanno avere, ti fanno crescere socialmente, diciamo così. Chi vive solo in questa prospettiva, dice la parola di Dio, è maledetto. Maledetto vuol dire che costruisce sulla sabbia. Altre volte il Signore ci ha parlato dell'uomo che costruisce la sua casa, cioè la sua esistenza, la sua vita, sulla sabbia. Allora vengono poi le difficoltà, le prove della vita e questa casa viene distrutta, disperata. E allora ci dice la prima lettura ancora: benedetto invece l'uomo che confida nel Signore, cioè l'uomo che cerca di costruire se stesso, non nella sua vita in questo mondo, cioè non negli spazi economici della nostra società, negli spazi di, cioè che vede, ha solo questo di mira, no? Crescere economicamente, crescere come influenza sociale sugli altri, crescere politicamente, fare carriera, è un arrampicatore sociale. Maledetto l'uomo che vive in questa prospettiva, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore. Cosa significa? Certamente l'uomo che in questa vita desidera e cerca di costruirsi interiormente, non esteriormente, nella vita delle cose che abbiamo e che viviamo, no? Anche nei rapporti con gli altri, no? Ma cerca di costruirsi interiormente chiedendosi: ma io sono una persona buona? Desidero diventare una persona migliore nel mio cuore? Desidero avere un cuore migliore di quello che ho? Desidero essere una persona più generosa, una persona che gode nel fare del bene agli altri e nel far stare bene gli altri, quelli che posso aiutare naturalmente, oppure non sono questo. Sono una persona che ama la vita interiore, ama pregare, ama parlare con Dio, ama confrontarsi sulla parola di Dio. Se è così, benedetto sei tu, perché costruisci te stesso non sulla sabbia di questo mondo che è destinato a passare, ma costruisci se stesso sulla roccia di Dio,
su cui vivrai per sempre. Certo, la ricompensa di Dio è una ricompensa interiore ed è una ricompensa che troverà la sua pienezza non in questa vita, ma in un'altra vita, che poi è la vita interiore, ovviamente. Dunque, la prima lettura ci dice questo per orientarci nella vita quotidiana, perché poi queste sono le scelte quotidiane del nostro vivere. Mentre la parola che abbiamo ascoltato di Gesù nel Vangelo di Luca ci provoca in un certo senso più profondamente. Mi piace pensare a questo Gesù, qui Luca a differenza di Matteo lo pone in un luogo pianeggiante, ma siamo sempre stupiti, sia in Marco che in Luca, di vedere la gente che si raduna attorno a Gesù. C'era una gran moltitudine di gente. Certo, sapevano che cosa faceva miracoli, sentivano che diceva qualcosa di nuovo rispetto a quello che dicevano gli altri. La gente si raduna per vedere questo personaggio, questo profeta, qualcuno pensava fosse Giovanni Battista risorto dai morti, per vedere che cosa diceva, cosa faceva quest'uomo così, di cui si parlava in modo così straordinario, cose che nessun altro era in grado di fare, si raduna moltissima gente, una gran moltitudine di gente, e venivano anche da lontano, non è che era la gente che trovava lì, venivano anche da lontano. Allora mi piace pensare a questo Gesù con tutto questo contorno di gente e i suoi discepoli vicino, più vicini a lui. E Gesù, vedendo tutta questa gente, questa folla numerosa, innumerevole davanti, cosa fa? Dice qui Luca, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva. Cioè possiamo immaginare questo Gesù che vede tutta questa gente, poi alza gli occhi verso i discepoli e li guarda negli occhi. Cioè, come se queste parole le dovessimo ascoltare noi, sentendoci guardare negli occhi da Gesù. Perché quando uno guarda negli occhi una persona, gli vuole dire qualche cosa che lo raggiunge interiormente. No? Quando noi parliamo a qualcuno e lo guardiamo negli occhi, è che vogliamo proprio raggiungere lui. Non diciamo una cosa generica, vogliamo dirla a lui, proprio raggiungere lui. Gesù parla qui al nostro cuore, alla nostra interiorità. Ci parla guardandoci negli occhi e vedendo tutta questa folla ci dice «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio». Dicendoci beati voi poveri, si dice beati quelle persone che sono povere. Questa povertà, che Luca non specifica come i poveri di spirito come fa Matteo, questa povertà però, lo sappiamo, non è semplicemente una povertà materiale. Perché se uno è povero e dice, siccome io sono povero, ho diritto a rubare agli altri che hanno di più di me, no? Ci possono essere ragionamenti di questo genere. Perché io sono povero e l'altro è ricco? Facciamo uguaglianza. Chi la fa l'uguaglianza è lo Stato? No, lo Stato non la fa, la faccio io. Rubo. Possiamo pensare che Gesù dica a coloro che sono poveri e che giustificano di rubare ad altri perché sono poveri, possiamo pensare che Gesù dica beato te. Non possiamo pensarlo, ovviamente, no? Perché il comandamento dice non rubare. Allora, chi sono questi poveri? Certamente sono coloro che, essendo poveri, non si ribellano a Dio, nel senso che
maturano uno spirito di povertà. Cioè la povertà li aiuta ad essere persone con un cuore libero, ma sono poveri anche coloro che scelgono di essere poveri, cioè di non essere attaccati ai beni di questo mondo, di essere generosi, no? Quindi Gesù, che era ricco, si è fatto povero per noi, no? Beati questi che hanno questo cuore povero, questo cuore capace di vivere da povero. Da povero vuol dire libero da tutti i desideri inutili di questo mondo. Ma ci guarda negli occhi Gesù dicendo questo, come per dirci: ti guardo negli occhi perché tu guardi dentro di te, ti senti guardato dentro e ti chiedi: ma io sono povero? Come faccio a sapere se sono povero? Se non invidio gli altri. Sono povero se vivo serenamente la mia condizione di vita. Sono povero se sono capace di donarmi agli altri, di donare il mio tempo, di donare il mio affetto, il mio cuore, le mie mani. No, di donarmi agli altri. Sono povero se sono capace di prendere tutte le cose che vivo dalle mani di Dio. Cioè, se dico ad esempio: io oggi sono in una situazione difficile e non penso che Dio mi sta punendo, ma penso che Dio mi sta dicendo qualche cosa. Impara ad avere fiducia in me, impara ad essere una persona libera anche nei momenti difficili della vita. Povero. Si potrebbero aggiungere tante cose, ovviamente, su questo spirito di povertà con cui il Signore ci chiede di vivere, ma è soprattutto uno spirito di libertà interiore, una libertà interiore. E così il Signore ci guarda negli occhi e ci dice: beati voi che ora avete fame. Avevano fame i discepoli? Non è che si tratta della fame di pane, no? Fisica. Di quale fame avevano fame i discepoli? Forse della stessa fame di cui avete fame voi oggi che siete qui ad ascoltare la parola di Dio, ad incontrarvi con Lui. Infatti erano discepoli, non andavano e venivano come le folle, stavano con Lui. Chi ha fame di verità, chi ha fame di vita vera, chi ha fame di Dio, chi ha fame e desiderio di essere una persona migliore, di essere una persona riuscita, di riuscire nella vita, ma non nel successo, di riuscire interiormente nella sua vita. Questi ha fame. E perché se no veniamo qui? A mangiare che cosa? Di che cosa ci nutriamo quando veniamo in chiesa qui? Di che cosa? Cosa siamo venuti a cercare qui? Cosa vogliamo ricevere qui? È la nostra fame. Beati voi che avete fame. Fame di Dio, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete. È certamente difficile dire beato chi piange. Ma chi sono coloro che piangono qui? Se non coloro che quando subiscono oltraggi e malvagità non ricambiano con oltraggi e malvagità, cioè non diventano malvagi a loro volta, non fanno a loro volta piangere gli altri,
perché consumano il male che vivono dentro di sé, senza riversarlo sugli altri. Beati voi che ora piangete, senza far piangere gli altri, perché Dio vi consolerà. Cioè, sia i poveri, sia gli affamati, sia coloro che piangono, hanno la consolazione di Dio. Cioè, sono persone che crescono spiritualmente fino a sentire sempre di più nel proprio cuore quello che Dio sente nel proprio cuore. Chi è più povero di Dio, che ci ha dato suo figlio, e suo figlio ha dato se stesso, si è spogliato della sua divinità per darla a noi? Chi è più affamato di Dio, di questo Dio che sulla croce dice ho sete? E di che cosa ha fame Dio se non della nostra vita? Cioè che noi viviamo, desidera che noi viviamo. Dio vuole che tutti gli uomini vivano e giungano alla pienezza della verità. Di questo ha fame Dio, di vederci vivi, persone che vivono davvero. Chi più di Dio piange? Chi più di Dio conosce il dolore del mondo? Soprattutto il dolore interiore delle persone che vivono in questo mondo. Chi più di Dio conosce il cuore sofferente dell'uomo e chi più di Dio si fa carico del cuore sofferente dell'uomo? Quando uno si fa carico del cuore sofferente di un altro, non può essere nei bagordi e nella gioia. Condivide la compassione di Dio e che Dio patisce per noi. Chi più di Dio allora soffre, ma chi più di Dio sente nel suo cuore quella intima gioia che prova sentendosi povero, cioè donato a tutti, sentendosi afflitto, cioè uno che porta dentro di sé il dolore del mondo e non lo fa pagare al mondo, lo paga lui. Chi più di Dio è affamato di vita, lui che è la vita eterna? Chi vive così sente nel suo cuore ciò che Dio sente nel suo cuore. Il Signore Gesù ce lo dice guardandoci negli occhi e invitando ad accogliere nel nostro cuore il suo stesso Spirito. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.